Ok, Silvia, sei pronta per una nuova avventura? Certo, Greg, non vedo l'ora. Bene, perché oggi ti porto a Tricarico, un paese che si affaccia sulla valle del fiume Basento. Wow! Devi sapere, Silvia, che il centro storico di Tricarico è uno dei più importanti della Basilicata. È un posto medievo, come si dice medievo? Medievale. Sì, medievale. E poi c'è anche il toro e la vacca. Vabbè, Greg, ma quelli ci sono dappertutto. Il toro e la vacca, e poi le maschere tipiche di Tricarico. Sono Silvia, sono lucana, ma non conosco la Basilicata. Ciao, sono Greg, sono inglese e amo questa terra. Come on, Silvia, la nostra passeggiata a Tricarico comincia da qui. Tra i vicoli dietro Piazza Garibaldi si nasconde un mondo tutto da scoprire, a partire dal Palazzo Ducale. Tra le sale del Palazzo Ducale, lo sguardo si perde tra i preziosi reperti custoditi nel museo archeologico. Scopro così che Tricarico era un punto strategico di comunicazione già dall'età arcaica. Questo pocciolino di Agilla era sonnaglio per bambini. Si chiama Tintinnabula e lo agitavano per far sentire il suono dei sassolini al suo interno. Poco più su ci imbattiamo nella cattedrale, intitolata Santa Maria Assunta. Risale all'undicesimo secolo, all'epoca dei Normanni, ma lo stile romanico iniziale vira prima verso il barocco e poi nel 1700 verso l'aspetto che conserva ancora oggi. Anche Tricarico ha influenze arabe. Gli arabi arrivarono dopo i Longobardi e prima dei Bizantini e dei Normanni. Terra mia, solo non mi fa ingazzare, se no te lasso menza core, menza mare già portare. Terra che trema, terra che balla, terra che balla che gioca la palla, terra che suona, terra che canta, terra che tira, terra che canta, terra che vive, terra che muore, terra che brucia, terra che vola, terra che trema, terra che balla, terra che balla che gioca la palla, terra che suona. E Silvia, andiamo a mangiare. Uno degli aggettivi che mi viene in mente per definire la Basilicata è sorprendente. Da un momento all'altro può succedere di tutto. Il momento in cui assaporiamo la cucina tipica dei paesi lucani è affascinante quanto scoprire i luoghi. In ogni piatto c'è prima di tutto il sapore dell'esperienza delle donne di casa, la loro abile manualità e tanta, tanta passione. Ho assaggiato delle lagane con la mollica fritta e l'uvetta di cui ancora oggi ricordo il sapore. È semplice e buonissimo. E lo sai la cosa? In Inghilterra, se noi facciamo il cibo italiano, sempre salsa, questo. English people, we don't need to keep adding the sauce. Look how simple this is. It's delicious like this. Buonissima. Chiude gli occhi e chiamallate, sono arrivati tarantolati, i tamburan buttate, sì! Buongiorno! Salve! Conoscete Scotellaro? Allora vi dico,
Lui è stato il poeta della libertà contadina. Scrittore, sociologo, impegnato nella lotta per la conquista da parte dei contadini della terra che loro spettava dopo tanti anni di lotte e di sacrifici. Allora facciamo così, vi recito una sua poesia. Sì, grazie. La sua più rappresentativa. Sempre nuova è l'alba. Non gridatemi più dentro, non soffiatemi in cuore i vostri fiati caldi, contadini. Beviamoci insieme una tazza colma di vino, che all'ilare tempo della sera si acquieti il nostro vento disperato. Spuntano ai pali ancora le teste dei briganti e la caverna, l'oasi verde della triste speranza, l'Indo conserva un guanciale di pietra. Ma nei sentieri non si torna indietro. Altre ali fuggiranno dalle paglie della cova, perché lungo il perire dei tempi l'alba è nuova, è nuova. Nel centro storico di Tricarico incontriamo Sara, un'amica di Greg, che ci guida alla scoperta della torre normanna e della chiesa del Carmine. L'elemento più caratteristico del complesso normanno è proprio la nostra torre, una torre che è alta 27 metri, una torre che è formata da quattro ambienti sovrapposti. L'ambiente alla base è una cisterna. Molto particolare è la parte del coronamento, che è fatto, si dice, da beccatelli. Lo spazio tra un beccatello e l'altro era funzionale al tipo di difesa dell'epoca, lancio di tutto quello che era tipico del Medioevo, quindi dalle pietre all'olio bollente. Bellissimo! Vedo la chiave con cui Sara apre il portone della chiesa del Carmine, capisco che all'interno non può che essere custodito un tesoro. Le opere d'arte di Pietro Antonio Ferro sono preziosissime. È un grande ciclo di affreschi raffiguranti scene della vita di Gesù, della Madonna, di santi e profeti, che gli fu commissionato ai primi del 600 dai carmelitani, che vivevano nel convento accanto alla chiesa. Ma chi sono questi? Ecco la vacca e il toro! Ah. Scusate, ma cosa fate vestiti così? Ci stiamo preparando per il raduno delle maschere antropologiche che si fa ogni anno. Terra mia, la giuretta e la giafaga, sopra inchienata mia, buona mezza ciotturna. Terra mia, solo non mi fa ingazzare, se no te la so minza cuore, minza mare già portata. Anche oggi è stata una giornata indimenticabile. Grazie. È incredibile, Greg. Silvia, I can still surprise you yet, you know. Cosa? Ti sorprenderò ancora. Sei mai stata a... Tu ballecchi da vetra, sa vicina, sta mano è stanca, ancora sa valena, ci sa voce che sa storia è vera, sa te lontana dalla iatta nera. Cante stanzo cuore a tutte quante, tu balla su un berrino di chi succhi non mi fida. Tu ballerina e cante stanzo cuore a tutte quante, tu balla su un berrino di chi succhi non mi fida.